La prima volta che ho preso una racchetta in mano è stato quando avevo 6 anni e mezzo. È stato subito amore a prima vista, a primo, diciamo, colpo. La prima volta che sono venuto in contatto con questo sport ricordo ancora la sensazione bellissima della prima racchetta nuova e scartata che mi ha dato il mio allenatore. L'ho trovato subito molto divertente giocare, colpire il volano, correre, provare nuovi colpi, poi inventarli anche. Il badminton è molto faticoso per il corpo perché devi avere le gambe molto forti, ma anche tutto il resto del corpo deve essere in forma, soprattutto il braccio con il quale giochi. Essere concentrati sulla partita dall'inizio alla fine può spesso fare la differenza. Una piccola perdita della concentrazione può far perdere molti punti e quindi la partita in generale. È molto importante preparare i match prima di entrare in campo. È lo sport di racchetta più veloce al mondo, quindi è molto importante avere dei riflessi pronti. Quando la partita si fa dura, tu devi essere comunque concentrato, perché comunque in una frazione di secondo, perché il volano è velocissimo, devi essere abile a non farti distrarre. Uno dei colpi base del badminton è il clear, che serve a far muovere l'avversario a fondo campo. Il drop è il colpo corto da fondo campo, può mettere in difficoltà il tuo avversario, ma è abbastanza difficile fare il punto. Il kill è un colpo, anch'esso di attacco, viene effettuato in prossimità della rete e con un lieve tocco della racchetta si spara, tra virgolette, volando per terra. Smash è forse il colpo più bello a badminton, permette al volano di raggiungere velocità elevatissime, fino ai 350, forse di più, chilometri orari. Nel badminton è molto importante la ripetitività, provare e riprovare i colpi finché non vengono alla perfezione. Non molti conoscono il badminton dal vivo, quando per la prima volta vengono a vedere magari un nostro match si esaltano.